MTB Gran Fondo, in collaborazione con Bottecchia Reparto Corse. Be Powerful. Amici sportivi appassionati delle ruote grasse, bentrovati ad un nuovo appuntamento con MTB Gran Fondo. Le immagini di oggi vi arrivano da Carpegna, in provincia di Pesaro Urbino, per la 11ª edizione de Il Carpegna Mi Basta. Questa è la zona storica del Monte Feltro. Stiamo vedendo nelle immagini il bellissimo borgo storico di Frontino. E siamo anche nel cuore del Parco Naturale Regionale del Sasso Simone e Simoncello, un territorio affascinante dove spiccano i rilievi montuosi dei Sassi Simone e Simoncello, il Monte Canale e naturalmente il Monte Carpegna. Il centro di Carpegna si trova sulle pendici dell'omonimo monte ed è il centro del Monte Feltro. La sua storia ruota attorno alla famiglia dei Conti di Carpegna, casata tra le più importanti d'Italia. Su queste strade si allenava Marco Pantani, l'indimenticato e indimenticabile campione cesenate. Il cippo posto lungo la salita al Monte Carpegna lo ricorda. È su queste strade che ho preparato tante mie vittorie. Il Carpegna mi basta, era solito affermare Marco, per indicare che queste strade sono sicuramente ottime per l'allenamento. Domenica 26 maggio, la giornata dal punto di vista meteorologico non promette nulla di buono, una mattinata grigia e piovosa che non ha però scoraggiato i biker. Siamo nella zona delle iscrizioni, sono oltre 600 gli iscritti alla 11ª edizione de Il Carpegna Mi Basta. La pioggia dei giorni scorsi ha costretto gli organizzatori a rivedere il percorso. Si è deciso di tagliare i tratti più tecnici per garantire prima di tutto la sicurezza e la percorribilità del tracciato. È stato eliminato il tratto con il passaggio al castello di Pietrarubbia e si è aggiunta una variante di una decina di chilometri dopo il cippo Pantani. Ci si prepara per la partenza, si mettono a punto le mountain bike. Dopo l'introduzione della variante, la famosa salita al cippo Pantani, caratteristica della gara, risulta ora più lunga di 2 km. Successivamente il percorso si reimmetterà sui bellissimi trail della Pineta. Organizza la Proloco di Carpegna con il gruppo ciclistico Avis Montefeltro ed il Comune di Carpegna. La partenza è prevista per le ore 10, i biker sono pronti nelle griglie di partenza predisposte dall'organizzazione secondo le categorie. Biker pronti per affrontare il percorso rivisto che misura 35 km e per 1400 metri di dislivello, sempre però con l'immancabile salita al cippo Pantani che ha fatto famosa la manifestazione marchigiana. Salita che, come dicevo poc'anzi, con le varianti apportate al percorso, ora è stata allungata di un paio di chilometri. Luca Salucci, responsabile dell'organizzazione, assieme a Marco Marchini, danno le ultime disposizioni prima dello start. Prima di tutto prudenza, anche se il tracciato è tutto in sicurezza, la parola d'ordine è sempre prudenza. Una leggera pioggia continua a scendere e ci sarà sicuramente fango, ma la mountain bike è anche questo.
Fortunatamente la temperatura oggi è accettabile e ci sarà da divertirsi sul percorso del Carpegna Mi Basta. La gara è inserita nei circuiti Tour 3 Regioni, Romagna Bike Cup e Coppa Marche Bike Tour. Per la gara femminile questa è Valeria Bartolini del Team Bike Innovation che dovrà vedersela con Monica Petruccioli del gruppo sportivo Poppi, Marta Maccherozzi. Tutto è pronto per la partenza, la giornata è grigia ma il corso principale di Carpegna è colorato dalle divise dei biker. Sono oltre 600 gli atleti che sfideranno oggi il maltempo, un'impresa epica con il Carpegna Mi Basta, che è diventato negli anni un evento irrinunciabile. In prima griglia con il numero 1 Leopoldo Rocchetti del Team Bike Therapy, che dovrà vedersela oggi anche con Emanuele Bucci, Patrizio Paperini, con il russo Sergei Michalowski. E attenzione, scatta proprio in questo istante lo start della 11ª edizione del Carpegna Mi Basta. Si parte sotto una leggera pioggia per un percorso di 35 km e 1400 metri di dislivello. Chilometraggio limitato ma che mantiene un dislivello importante ed impegnativo di 1400 metri. Gli atleti stanno defluendo dalla zona di partenza. La regia stacca sulle immagini che ci arrivano in diretta da Moto1, gruppo di testa. I primissimi chilometri in salita su asfalto hanno fatto una prima selezione. Continua a piovere, davanti c'è Lorenzo Pierpaoli del team Cingolani, seguito da Nico Mugnai del team Scott Pasquini. Poi Leopoldo Rocchetti Bike Therapy in quarta posizione, Emanuele Bucci del team Frecce Rosse Rimini. I primi 10 km di gara sono in salita verso il Gran Premio della Montagna di Monte Carpegna a quota 1400 metri sul livello del mare. Per la gara femminile intanto Radio Corsa ci comunica che si è portata da subito al comando Monica Petruccioli del gruppo sportivo Poppi, seguita da Valeria Bartolini in seconda posizione, e in lotta per il terzo posto e invece ci sono Marta Maccherozzi e Benedetta Toschi. E attenzione, torniamo in testa dove ha allungato Emanuele Bucci e ad inseguirlo sono in tre Lorenzo Pierpaoli, Nico Mugnai e Leopoldo Rocchetti. La regia stacca sulla telecamera posta su Moto1 che è all'inseguimento della testa della corsa con Emanuele Bucci del team Frecce Rosse Rimini, che ha deciso di andarsene. È da solo al comando di questa 11ª edizione del Carpegna Mi Basta. Siamo all'incirca a metà della lunga salita verso il Gran Premio della Montagna di Monte Carpegna. Emanuele Bucci se ne va. Ad inseguire in ritardo di 42 secondi sono Leopoldo Rocchetti e Nico Mugnai. Più staccato Lorenzo Pierpaoli del team Bike Therapy. E devono passare invece 1 minuto e 10 secondi per vedere la quinta posizione con Diego Marincioni. Sesto posto per il russo Sergei Michalowski del team Mondo Bici. E si continua a salire sullo sfondo i sassi Simone Simoncello, coperti però dalle nubi. Dedichiamo qualche inquadratura anche ai tantissimi amatori che non hanno voluto mancare all'appuntamento con il Carpegna Mi Basta. Si sale con il proprio ritmo oggi. È una sfida con se stessi prima che con gli altri.
mentre per la gara femminile è sempre al comando Monica Petruccioli, l'atleta della SDGS Poppi, biker che nella vita fa la commessa, sta seguendo i maggiori circuiti toscani del fuoristrada. Ottavo chilometro di gara, ci stiamo avvicinando al GPM. Sempre da solo al comando, davanti a tutti, Emanuele Bucci del team Frecce Rosse Rimini, e sta guadagnando secondi preziosi sugli inseguitori. Si alternano tratti sterrati a tratti su asfalto, mentre fa capolino anche la nebbia, o meglio, stiamo entrando nelle nuvole basse, e attenzione perché ad inseguire è rimasto Leopoldo Rocchetti, che accusa in questo punto 1:30 di ritardo e sale a 2:20 il ritardo degli inseguitori, con Patrizio Paperini in terza posizione, Lorenzo Pierpaoli al quarto posto e Nico Mugnai in quinta posizione. Sesto posto per Sergei Michalowski, seguito da Diego Marincioni. Intanto ci comunica Radio Corsa che il primo a transitare al Gran Premio della Montagna di Monte Carpegna è Emanuele Bucci, che sta viaggiando con oltre 1:30 di vantaggio sugli inseguitori. Ad attendere i biker al Gran Premio della Montagna il cartello "Benvenuti in Paradiso", ma oggi ecco come si presenta il GPM: con tanto fango e nebbia, ma la mountain bike è sicuramente sempre bella, e anche con questo tempaccio ha sicuramente il suo fascino. E siamo in discesa dal Gran Premio della Montagna. Attenzione, è facile scivolare, ma niente paura, si risale subito in sella in questa impegnativa discesa con fondo su pietra reso scivoloso dalla pioggia. Ma torniamo con le nostre immagini un po' indietro, con i biker che stanno pedalando le ultime centinaia di metri verso il Gran Premio della Montagna. Intercettiamo anche la gara femminile, dove al comando è sempre Monica Petruccioli del GS Poppi, inseguita a debita distanza da Valeria Bartolini, eccola inquadrata in questo istante, l'atleta del team Bike Innovation. E si stanno invece giocando la terza posizione Marta Maccherozzi e Benedetta Toschi. Eccole le due atlete che transitano davanti alla nostra telecamera. Ma trasferiamoci subito con le nostre immagini alla salita del Cippo Pantani, dove al comando transita sempre un velocissimo Emanuele Bucci, inseguito ad oltre 1 da Leopoldo Rocchetti, e più staccato il russo Michalowski, che nella seconda parte di gara ha guadagnato posizioni. Siamo con le nostre immagini sul gruppo. Gli atleti sono irriconoscibili dal fango, anche i numeri di gara sono illeggibili, ma manca veramente poco all'epilogo di questa 11ª edizione della Gran Fondo il Carpegna Mi Basta. Per noi però adesso un attimo di pausa, MTB Gran Fondo torna dopo la pubblicità. Thank you.
Cicli Olimpia, Italian Style, since 1893. Tu, la tua bici e Tech Series. Freddo, vento, pioggia, non ti fermeranno. La membrana Tech Series garantisce sempre un'elevata traspirabilità e resistenza all'acqua e al vento. Non fermarti mai. Scegli Tech Series per il tuo abbigliamento sportivo. Tech Series è un marchio Plastotex. Emanuele Bucci ha preso il volo, inseguito sempre da Leopoldo Rocchetti, quando mancano meno di 2 chilometri all'arrivo. In terza posizione il russo Sergei Michalowski. Quarto posto per Patrizio Paperini, atleta del team Scott Pasquini Stellazzurra. Samuele Agostinelli in quinta posizione. Sesto è Lorenzo Pierpaoli del team Cingolani. Luca Urbinati occupa la settima posizione. Ottavo posto per Marco Poggiali. Nono è Simone Tassini e chiude la top 10 quando mancano un paio di chilometri all'arrivo Matteo Tiberi del team Mondo Bici. Ma trasferiamoci a Carpegna, dove c'è attesa per il vincitore del Carpegna Mi Basta, ed è proprio lui, è Emanuele Bucci. Braccia al cielo per l'atleta del Frecce Rosse Rimini che va a vincere l'11ª edizione del Carpegna Mi Basta con il tempo di 1 ora, 46 minuti e 15 secondi. In seconda posizione si presenta Leopoldo Rocchetti con un ritardo di 1 minuto e 14 secondi dal vincitore. Bravo anche l'atleta del team Bike Therapy. E al terzo posto il russo Sergei Michalowski del team Mondo Bici, quando sono passati 1 minuto e 55 secondi dall'arrivo di Emanuele Bucci. Quarto posto per Patrizio Paperini, l'atleta del team Scott Pasquini Stella Azzurra. Gli atleti sono accolti dalla pioggia in centro a Carpegna, mentre chiude in quinta posizione Samuele Agostinelli del Passatempo Cycling. Ancora arrivi con Lorenzo Pierpaoli, l'atleta del team Cingolani chiude la sua gara in sesta posizione. E maschere di fango veramente oggi a Carpegna, mentre chiude all'ottavo posto Luca Urbinati del team Mondo Bici. Seguiamo l'arrivo anche di Marco Poggiali, atleta del team Penna Rossa. Eccolo transitare davanti alla nostra telecamera, ma torniamo per qualche istante sul percorso di gara ad attendere il passaggio della gara femminile. Ed è sempre stata al comando Monica Petruccioli, e lo è ancora, eccola agli ultimi chilometri di gara. Ma trasferiamoci subito sulla zona del traguardo, ed è proprio lei, è Monica Petruccioli del GS Poppi a fare sua la 11ª edizione del Carpegna Mi Basta con il tempo di 2 ore 16 minuti e 51 secondi. Una maschera di fango anche Monica, ma contentissima per la propria prestazione. Al secondo posto si presenta Valeria Bartolini del ASD Bike Innovation, eccola intervistata dalla speaker della manifestazione. In terza posizione arriva Marta Maccherozzi della ciclistica mercatese. Ma ora do subito la parola ai protagonisti di giornata. Mi sono divertita tra virgolette, perché il percorso era abbastanza impegnativo, dovuto soprattutto al fango, però siamo arrivati, tutto bene, tutto a posto, quindi bene, sono contenta. Molto bagnata e al limite dell'aderenza proprio, c'è stato dei passaggi sulle pietre scivolose dal fango che era proprio difficile rimanere in equilibrio, però tutto sommato con la determinazione che ci contraddistingue è andata tutto bene. Ho fatto la gara sempre da sola. Cercavo di essere abbastanza prudente perché veramente era scivolosissimo.
poi alla fine è anche divertente una giornata così, un po' freddo l'unica cosa, quello ha un po' guastato, oltre comunque alla moto, certo che, però dai, andava, va bene, ci siamo divertiti anche così. Diciamo in salita loro andavano sicuramente più forti, io ce l'avevo la possibilità magari di guadagnare qualcosa in discesa perché la conosco abbastanza bene, poi comunque le condizioni erano abbastanza difficili, perciò si poteva guadagnare. Nonostante una caduta ho fatto in foga di recuperare, anche io ho caduto un attimo, però tutto sommato mi sono alzato, ho visto che non è successo niente. E niente, ho recuperato fino a seconda posizione e poi adesso in salita non ho gran gamba, perciò mi sono gestito un po' la salita, ho perso la seconda posizione, però è arrivato comunque al terzo posto. Bucci, sì, so che in questo periodo sta molto bene, in più con le condizioni climatiche difficili va sempre veramente forte. Io ho cercato di gestire la seconda posizione fino all'arrivo senza prendere troppi rischi e niente, mi è andata bene. Quest'anno le condizioni erano veramente estreme, anche su in alta al GPM era veramente freddo. Sono riuscito a gestirmi, a non prendere troppo freddo nella discesa lunga e sono riuscito ad arrivare al traguardo secondo. Devo dire che il Carpegna mi porta bene, un anno faccio primo, un anno secondo, quest'anno secondo, magari il prossimo anno tornerò sul gradino più alto. Praticamente siamo andati via dopo 3 km circa in 4 e ho cercato di allungare un po' il passo perché sapevo che alla fine comunque i miei avversari erano più forti, allora ho provato ad anticipare e nel rischiare di perdere la gara ho vinto invece, è andata bene. Intanto un grande successo organizzativo perché correre in queste condizioni è stato molto complicato. È anche un successo sportivo perché comunque sia i ciclisti hanno risposto comunque. È stata complicata gestire la manifestazione, però è stato un buon risultato. E siamo alle premiazioni con il podio femminile, con al terzo posto Marta Maccherozzi, ciclistica mercatese, al secondo Valeria Bartolini della SD Bike Innovation e la vincitrice di oggi Monica Petruccioli della SD Poppi. Podio maschile con al terzo posto il russo Sergei Michalowski del team Mondo Bici, al secondo Leopoldo Rocchetti del team Bike Therapy e il vincitore Emanuele Bucci del team Frecce Rosse Rimini. La Gran Fondo, il Carpegna Mi Basta, vi dà appuntamento al prossimo anno, prenotando naturalmente una splendida giornata di sole, mentre MTB Gran Fondo torna la prossima settimana. MTB Gran Fondo, in collaborazione con Bottecchia Reparto Corse, Be Powerful.